Buonasera a tutti, questa sera sono qua per spiegare a chi non lo sa che cosa significa, o meglio cosa rappresenta, l'anellino su una zampa di un canarino o di un qualsiasi altro uccello. Ecco, qua ne abbiamo uno che adesso vi farò vedere, proprio per farvi capire di cosa stiamo parlando. Ecco, questo è un nostro canarino, vedete che ha l'anello alla zampa di colore nero. Vedete che è un anello che scorre, ma non si può togliere in quanto c'è la zampa che lo ferma. Quindi, che cosa serve questo anello? Questo anello serve per praticamente partecipare a delle competizioni, a delle esposizioni, a delle gare, e quindi è un anello che serve appunto per certificare che questo canarino è nato nel nostro allevamento. Questo anello lo certifica in modo, diciamo, inequivocabile, ossia è praticamente impossibile modificare l'anello oppure mettere l'anello quando gli animali, quando il canarino è adulto. Questa è una cosa proprio tecnica che vi farò vedere, vi spiegherò. Poi, come sempre, in tutte le cose ci sono gli imbroglioni, ma tralascio le persone che imbrogliano o, insomma, perforano anelli o allargano o fanno cose simili. Io parlo sempre di legalità e di cose fatte per bene. Andare a modificare un anello è una cosa alquanto complessa e che fanno veramente in pochissimi e sono persone senza scrupoli, quindi non è una cosa che può fare un semplice allevatore. Vi faccio vedere intanto l'anello che noi abbiamo messo in questo bicchiere di plastica. Adesso Carlo ve lo farà vedere dal vivo, da vicino. Questo è l'anello che hanno alla zampa i canarini o un qualsiasi altro uccello. Adesso andiamo quindi a vedere innanzitutto che cosa c'è, perché se chi avrà trovato un canarino o avrà a casa un canarino con un anello, leggerà che su questo anello ci sono stampigliati dei codici e dei numeri. Quindi ecco, adesso questa sera insieme a Carlo vi spiegheremo appunto che cosa sono i codici e i numeri che sono stampigliati sull'anello. Veniamo quindi a spiegare per prima cosa che cosa c'è stampigliato sugli anelli. Vedete qua, ho ingrandito delle foto di un nostro anello proprio per farvi vedere bene che cosa c'è scritto sull'anello. Queste foto rappresentano proprio l'anellino che mi avete visto prima nelle mani. Quindi iniziamo dalla prima foto dove leggiamo A, una lettera, la A, poi leggiamo FOI, poi leggiamo IT e poi leggiamo il numero 21. Quindi che cosa sono questi primi quattro codici? La lettera A è il tipo di anello. Ecco, io qua adesso li ho anche scritti. Quindi la lettera A è il tipo di anello. Che cosa significa il tipo di anello? Per esempio, questo canarino che abbiamo visto poco fa, che è un canarino di colore, ha un anello tipo X. Questo anello invece, che è tipo A, che è molto più piccolo, serve per i canarini razza spagnola che hanno una zampa molto più piccola di un canarino di colore. Se per esempio prendiamo un Norwich, che è un canarino di razza pesante, che noi l'abbiamo anche, avrà un anello tipo T. Quindi il tipo rappresenta praticamente la grandezza dell'anello che poi, per chi è insomma allevatore nel settore, rappresenta alla fine un diametro della zampa del canarino che andremo ad anellare. La seconda sigla che leggiamo è IT. IT che significa, che è la lettera, vedete, stampigliata sotto la A, è la nazione di, diciamo, origine del canarino, la nazione dove è nato il canarino, ossia la federazione nelle quali il canarino è iscritto. In questo caso IT sta per Italia. Quindi
Quindi se sono nati in Germania ci sarà die, in Austria au e così via. Poi abbiamo un numero che è il numero 21 che è a fianco alla sigla IT. Ecco, questo numero rappresenta l'anno di nascita del canarino, quindi in questo caso, dato che sono anelli dell'anno scorso, rappresenta l'anno di nascita del 2021. Poi, quindi sono queste sono le prime tre cifre che ci sono, poi le prime tre sigle, scusate, la quarta, che la scrivo qua e la scrivo in blu, che leggiamo, è FOI. FOI, che vedete, è scritto di fianco alla A. In questo caso FOI sta per federazione. Ornicoltori italiani. Se andiamo in Germania ci sarà la federazione belga, austriaca e così via, insomma, in tutto il mondo. Poi un giorno vi spiegherò bene anche come è composta la COM, che è la Confederazione Mondiale delle Federazioni. Quindi nel nostro caso, dato che siamo in Italia, sono uccelli nati in Italia e noi siamo scritti alla FOI, che è la Federazione Ornicoltori Italiani, il nostro anello porterà anche quindi la dicitura FOI. Poi in seguito troviamo un numero, ecco che è questo qua, in caso di questo anello, è il numero 13. Questo è il numero progressivo, cioè ogni anno un allevatore ordina degli anelli, che ne so, da 1 a 100 in base agli animali che uno ha o prevede insomma di fare, e questi anelli saranno numerati dall'1 al 100 in modo progressivo. Se farò un altro ordine, quell'ordine partirà dal 101 in poi, quindi per quell'anno non ci saranno numeri, ci sarà un solo numero 13, quindi non potrà essere ripetuto il numero 13 in quanto viene inviato una sola volta. Poi abbiamo la cosa più importante, che qua leggete, che è la sigla che ogni allevatore, che è un codice identificativo per ogni allevatore. Nel mio caso è CC84. Per esempio, nel caso di mia moglie, giusto per farvi comprendere, questa sigla è 42WU. Quello è l'LNA di mia moglie. Quindi ogni allevatore ha questa sigla, che è una sigla che lo identifica nel RNA, quindi nel Registro Nazionale Allevatori. Quindi esiste un Registro Nazionale Allevatori dove ogni allevatore appunto ha uno di questi codici, non esistono codici uguali, quindi ogni allevatore è identificabile quando partecipa a una manifestazione tramite questo codice. Quindi chiunque vuole conoscere, se trovate un canarino e volete vedere di chi è questo canarino, potete entrare nel sito della FOI, che è un sito aperto a tutti, entrate nel sito, andate in cerca RNA o ricerca RNA, inserite questo codice nella ricerca, vi uscirà una schermata, inserite il codice, ripeto, è un sito aperto a tutti, inserite questo codice del canarino e vi uscirà proprio l'allevatore, chi è, la via, l'indirizzo, insomma vi uscirà dove è nato praticamente quel canarino. Nel prossimo pezzettino, quindi questi sono tutti i codici che riportano anello, nel prossimo pezzettino vi spiegherò perché è impossibile diciamo imbrogliare, perché questo anello certifica più di un pedigree che un uccello è di nostra proprietà. Vi faccio vedere proprio come si anella e perché è impossibile imbrogliare con questo sistema. Innanzitutto mi sono dimenticato prima di dirvi, vedete, il colore di questo anello è viola, perché
è l'anello del 2021. Qua vedete abbiamo messo una piccola locandina, chiamiamola così, dove vedete che ogni anno ci sono i colori degli anelli in quanto sono stati già, diciamo, definiti fino al 2027. Vedete quindi arancio nel 2010, 16 e 22, quindi il 2022, quest'anno, gli anelli saranno di colore arancio, poi l'anno prossimo saranno blu, poi rosso, poi nero e così via, insomma, e poi si ripeteranno da capo, perché questi sono i sei colori ad oggi utilizzati per fare gli anelli. Adesso vi voglio fare vedere proprio come si anella un canarino, magari quando sarà, proprio quando erano i piccoli, faremo un video, l'ho fatto in passato, lo rifaremo e vi faccio vedere come si deve anellare un canarino. Ecco, qua abbiamo preso una foto che ho preso dal sito del Lavo di Roma, mi perdoneranno perché era la foto più chiara. Quindi queste, vedete, le zampe del canarino. La zampa del canarino è formato da tre dita e poi un dito che è qua sopra, che è quello che poi è il dito prensile, in modo che poi il canarino può prendere, diciamo così, il posatoio. Quest'ultimo dito che vedete qua, quando i canarini sono molto piccoli, anche quando sono grandi in realtà un po' di meno, è molto malleabile, quindi questo dito si porterà, vedete, a questa, si pareggerà con la zampa. Una volta pareggiato questo dito, prendiamo l'anello, lo inseriamo nelle prime tre dita, vedete come si vede qua, questo è l'anello, lo inseriamo nelle prime tre dita, lo facciamo scivolare utilizzando possibilmente un po' di olio. Vedete che qua c'è il dito che vi ho fatto vedere prima, che arriva parallelo alla zampa. L'anello poi continuerà a scivolare, arrivando a questo punto il dito, vedete, scenderà e l'anello resterà sulla zampa. Il dito stesso poi farà da fermo quando, ecco, l'anello scivolerà verso sotto. Questa operazione può essere fatta solo quando i canarini hanno, dipende dalle razze, dai 6 più o meno ai 9-10 giorni. Dopodiché l'anello non entrerà più nelle tre dita per una questione di diametro, quindi perché le tre dita ingrosseranno e l'anello non entrerà più proprio, non, neanche forzandolo, e quindi va messo giusto a quell'età, perché a quell'età, una volta che entra, anche se la zampa crescerà, la gamba resterà di una certa dimensione che è calcolata per il diametro dell'anello, quindi l'anello continuerà a scivolare. Quindi inserire un anello quando la zampa è cresciuta è scientificamente impossibile, anche perché questi anelli non sono anelli aperti, ma sono anelli praticamente chiusi e non si possono tagliare per metterli, quindi si deve mettere per forza l'anello chiuso. Può succedere, quindi ecco, capirete che è un sistema che è, diciamo così, infallibile. Poi alcuni tornano dentro, tagliano, imbrogliano, ma sono, ripeto, pochissimi, ma in linea di massima, diciamo al 99%, quando troverete un uccello con un anello alla zampa, quella è una garanzia che quell'uccello è nato in quell'allevamento, a meno che non lo trovate rotto, tagliato o manomesso. E quindi è una garanzia al 100%. Però non tutti siamo allevatori, e come sapete io non mi rivolgo solo e sempre agli allevatori, soprattutto in questo caso che gli allevatori sanno cos'è un anello. Può succedere che questo anello in alcuni soggetti causi dei problemi. Noi abbiamo circa 200-300, quando sono, diciamo, tutti insieme dopo la riproduzione, abbiamo circa 350 animali. Su 350 animali capita che 3 o 5 poi si può incastrare l'anello, può ingrossare la zampa, e quindi questo può causare dei gravissimi problemi alla zampa fino quasi a perderla, anzi in alcuni casi è successo proprio che la zampa viene persa. Per ovviare a questo problema vi spiegherò cosa dovete fare e soprattutto cosa dovete avere. Thank you.
Bene, allora, come vi dicevo, può succedere che questo anello si incastra o che può causare problemi alle zampe o la zampa si può gonfiare e quindi non appena voi vedete che l'anello inizia a non scorrere o inizia a fare fatica sulla zampa, perché l'anello deve scorrere tranquillamente, non deve incontrare nessuna difficoltà. Quindi nel momento in cui già vi accorgete che questo non va bene, vi servirà questa speciale forbicetta. Vedete che è fatta alla punta in un certo modo, che è fatta liscia dalla punta e poi c'è una piccola tronchesina. Questa forbicetta praticamente, vedete, faccio finta che, diciamo, lo faccio su una parte più grossa. Vedete che quando andremo a lavorare sulla zampa non urterà alla zampa. Quindi come funziona? Funziona, ecco, facciamo finta che questo è la zampa del canarino. Ecco, quindi l'anello verrà preso in questo modo. Anzi, facciamo meglio, ve lo faccio vedere, dato che abbiamo il canarino, ve lo faccio vedere direttamente senza tagliare l'anello, perché in questo caso, ecco, l'anello, vedete, scorre in modo giusto. Vedete, l'anello deve scorrere in modo giusto. Ecco, se non lo dovessimo tagliare, dovremmo prendere, vedete, in questo modo, e vedete che la zampa non viene toccata in quanto la parte della forbicetta è liscia. Quindi poi, ecco, questa tronchesina ci consente, ve lo faccio vedere proprio dal vivo, vedete? Quindi una volta che noi abbiamo agganciato l'anello, andiamo a tagliare con molta facilità e vedete che l'anello viene tagliato. Se poi serve, diamo un secondo colpo, come vedete. Se dovesse servire, che non esce al primo colpo, lo prendete da un altro lato e andate a tagliare nuovamente con molta facilità e vedete che l'anello si toglie in modo molto semplice. Non provate con altri metodi, non provate con tronchesine, con forbicette o con altre cose, perché rovinerete la zampa e quasi certamente, insomma, al canarino la zampa cade, il canarino poggia solo con le zampe, quindi non ha altri modi per stare in piedi, quindi rovinerete un canarino. Se avete canarini con anelli, vi consiglio di procurarvi una di queste forbici dagli anelli che si trovano facilmente su internet. Spero di essere stato chiaro, aver chiarito alle 5-6 persone che mi hanno chiesto che cosa serve un anello a una zampa di un canarino, di avervi chiarito più o meno che cosa serve. Alla fine serve per certificare in quale anno è nato il canarino, a quale federazione è iscritto, l'anno che è nato, il numero progressivo, chi è l'allevatore, e con questo anello si può andare a partecipare a delle manifestazioni ornitologiche regolari, per esempio mostre internazionali, campionati italiani, campionati mondiali, ma anche piccole mostre organizzate dalle associazioni in modo locale. Quindi grazie a tutti e a presto. Grazie davvero di cuore, in quanto grazie a voi il nostro canale YouTube sta crescendo e stiamo prendendo sempre più consensi e questo non può che farci piacere. Grazie a tutti e a presto.